Buonasera a tutti e a tutte, siamo qui collegati con Maria La Pietra, che è l'assessore che si occupa dei temi legati alla mobilità. Ieri vi abbiamo presentato anche sulla mia pagina, mezzo stampa, e quindi credo che molti abbiate letto il piano della mobilità ciclabile, che è una parte della cosiddetta mobilità per la fase 2. E oggi siamo qui per rispondere alle vostre domande. Iniziamo dalle domande che abbiamo raccolto, perché avevamo chiesto appunto di iniziare a farcene qualcuna. E iniziamo da Michele Gorrini, che mi dice: nessuna bici potrà mai sostituire un efficiente servizio di trasporto pubblico, quello di cui abbiamo davvero bisogno. Vorrei un attimo inquadrare come mai stiamo intervenendo in modo così importante sulla mobilità sostenibile individuale. Noi per 4 anni abbiamo lavorato sia sul trasporto pubblico locale, risanando l'azienda, facendo un piano di sostituzione dei mezzi, quindi mezzi nuovi, più efficienti, acquistando i tram che sono in lavorazione, peraltro sta andando avanti la commessa nonostante il periodo certamente difficile, per rendere effettivamente il trasporto pubblico più efficace, più efficiente, più attrattivo rispetto all'auto privata. Tant'è che avevamo già anche annunciato il cosiddetto nuovo, la nuova rete, che era stata ridisegnata dopo tanti anni, per essere più attrattivo. Poi cosa è successo? È arrivata questa grande emergenza. E il governo nazionale, per garantire, come dire, un trasporto pubblico sicuro, ha imposto una serie di restrizioni, una serie di regole, per cui il trasporto pubblico non potrà più essere come era precedentemente. I nostri mezzi non potranno più caricare tante persone come facevano prima. E questo ha, generato un'accelerazione rispetto a alcune politiche, come ad esempio quella della mobilità ciclabile. Perché? Perché noi immaginiamo, che, nel modo di spostarci dovremmo dare più spazio alla mobilità individuale sostenibile per permettere a chi quella mobilità individuale sostenibile, come la bicicletta, non la può usare, di avere spazio per ad esempio l'auto privata o il TPL. Quindi in realtà quando parliamo di mobilità, adesso noi stiamo parlando di ciclabili, intendiamo come dire, un raggio di azione più ampio ove il trasporto pubblico con le nuove regole dovrà convivere con una mobilità individuale sostenibile che dovremmo accelerare e quindi che dovremmo rendere più attrattiva, che dovrà convivere anche con l'auto privata. Quindi per rispondere anche a Andrea Brunero che mi dice intanto dovete smetterla di penalizzare le auto per le bici, è possibile anche riuscire ad accontentare tutte e due? Noi gli interventi che facciamo sugli spazi sono interventi che facciamo a tutela anche di chi l'auto non la può abbandonare, la deve utilizzare, cioè se una persona può utilizzare la bicicletta o può usare il monopattino, può muoversi a piedi, sta creando spazio per chi invece non lo può fare. E siccome dovremmo essere tutti responsabili negli spostamenti, quando torneremo tutti a lavorare, torneremo a spostarci, è evidente che è molto importante un uso responsabile degli spazi e un uso responsabile e anche condiviso di quegli spazi. Quindi non è una guerra tra ciclisti e automobilisti, è un uso responsabile delle modalità di spostamento. E se io posso usare la bici perché sono nelle condizioni di farlo, e ovviamente creo l'infrastruttura, che è quello di cui vi parlerà anche l'assessore La Pietra, che vi abbiamo raccontato, e decido di usare la bicicletta, io sto usando un atteggiamento responsabile nei confronti di quella persona che la bicicletta non la può usare e quindi dovrà continuare a utilizzare l'auto, ad esempio magari per motivi fisici, per motivi come dire, del singolo che generano un impedimento. Quindi non è una guerra, è semplicemente un uso responsabile degli spazi condivisi e significa anche, e noi siamo orgogliosi di farlo, di creare nuovi spazi condivisi per la mobilità individuale sostenibile. Rispondo ancora a Irene, poi lascio la parola a Maria. Irene Rossi che mi dice: buongiorno sindaca, ora con i controviali a misura di bici potete essere più severi con le biciclette e i monopattini, sotto i portici, i marciapiedi. In generale le regole valgono per tutti, quindi dovranno essere rispettate da tutti e tutte, quindi noi faremo ovviamente i controlli anche sull'uso corretto di monopattini e biciclette. Questo a tutela di tutti gli utenti della strada. Vai Mary. Buonasera a tutti. Beh, inizierei a parlare proprio della rete, perché qualcuno mi ha chiesto, ho letto prima in diretta, serve una bicipolitana. Allora, la rete, non so se la vedete adesso, magari viene ingrandita. Ecco, nasce dal nostro biciplan, che quindi è proprio se potete mettere la planimetria, quella generale, quella iniziale proprio della rete, proprio per darvi dire un'idea della nostra rete. Quindi adesso magari qui si vede piccolino, ma tutto quello che vedete in arancione è già esistente. Quindi vedete quanto è fitta la nostra rete. Tutto quello che vedete in blu e in rosso sono gli interventi che faremo in tempi rapidi, proprio per accelerare il più possibile.
Quindi, oltre ai 200 km di piste, che sono quelle arancioni esistenti, realizzeremo 50 km, che sono quelli blu, di controviali ciclabili, con la priorità alle biciclette, e 45, quelle rosse, di bike lane o comunque di controviali con piste protette. Quindi c'è assolutamente un'idea di rete. Partendo invece dalle domande che ci avete fatto, diciamo, da casa prima della diretta, ci viene chiesto, per esempio, sì, bene l'incremento delle biciclette, ma dove le posizioniamo? Allora, al di là della ciclostazione, che sarà la prima che partirà a Torino, quindi nella località di Porta Nuova, e quindi i lavori stanno proseguendo dopo il lockdown e non vediamo l'ora di poterla inaugurare, doveva essere aperta in estate, speriamo di poterla inaugurare il prima possibile, verranno realizzati degli stalli in giro per la città dove poter lasciare sia i mezzi in sharing che i mezzi privati, quindi della mobilità dolce, dai monopattini alle biciclette, alle biciclette a pedalata assistita, perché la novità dei prossimi giorni è proprio che arriveranno in città le prime biciclette a pedalata assistita, e quindi anche le persone che magari devono fare dei tragitti un po' più lunghi o fanno fatica ad andare in bicicletta, con questa novità potranno utilizzare la bicicletta. Qualcuno mi ha chiesto, per esempio, se con la bike lane ci sarà una separazione fisica tra le biciclette e le auto. Allora, questo è un po' al vaglio del Ministero. Questa mattina abbiamo fatto un incontro con i principali comuni d'Italia e d'Anci proprio per capire, perché nel decreto del Ministero verrà lasciata la libertà alle città di realizzare queste bike lane. Noi puntiamo sempre ad avere uno spazio, comunque avete visto anche quando facciamo le piste lato sosta, uno spazio di pertinenza di 50 centimetri. In realtà dalle disposizioni ministeriali sembra che si possano fare anche, diciamo, proprio adiacenti alla sosta. Questo libererebbe tantissimo l'utilizzo delle biciclette e vedremo tra poco i primi risultati. Quindi come città stiamo tutti lavorando per fare una rete, sì, ma come dicevo, rapida, comunque molto onerosa, perché qualcuno mi ha chiesto per esempio della manutenzione, quindi prima di realizzare una bike lane o anche semplicemente controviale a 20, dobbiamo fare la manutenzione del suolo. Altri mi hanno chiesto per esempio Corso Francia, sì, però le intersezioni sono pericolose, è vero, tant'è che investiremo molte risorse e magari si può far vedere per esempio la mappa di Piazza Rivoli, per realizzare delle piste protette proprio per gli attraversamenti pedonali delle piazze o degli scivoli per permettere alle biciclette di entrare nei controviali. E qualcuno prima mi scriveva, forse Samantha, io però ho paura di andare in bicicletta. Da una parte è comprensibile, dall'altra bisogna incominciare a provare piano piano. Abbiamo tantissime piste ciclabili protette dove poter incominciare a prendere un po' di confidenza con questo mezzo. Qualcun altro mi ha chiesto, per esempio, se si poteva dare la precedenza nel controviale, togliendo la precedenza dalle vie, diciamo, di immissione. Ci abbiamo pensato tanto, ma se noi diamo una precedenza ai veicoli nel controviale, vuol dire che anche le autovetture avrebbero la precedenza e quindi aumenteremmo la velocità al posto di diminuirla, e le autovetture, al posto di usare il viale centrale, che è il viale, diciamo, che devono percorrere per transitare, potrebbero utilizzare il controviale proprio per transitare. Questo è un po' un controsenso, perché noi vorremmo che invece il controviale venga usato solo dalle auto che devono o sostare o entrare nei passi carrai o fare carico scarico. Maria, magari rispondo anch'io a qualche domanda. Allora, in molti ci stanno chiedendo, ce l'aveva già chiesto Massimo, l'ha chiesto Luisella, Giovanni, Essam e credo tanti altri, del bonus biciclette. Come funzionerà e quando sarà disponibile, quale sarà, dove si potrà comprare la bicicletta. Allora, il concetto è questo: noi siamo in attesa dei dettagli del decreto che è stato emanato dal governo, come sapete, ieri sera, e quindi capiremo meglio quale sarà la modalità di accesso e anche quale sarà la percentuale di contributo. Sappiamo per certo che il governo ha stanziato le risorse e quindi il contributo arriverà, il nostro comune sicuramente rientrerà, inizialmente si parlava di una soglia per i comuni sopra i 50.000 abitanti, non so se verrà modificata, ma noi sicuramente rientreremo, e appena avremo i dettagli quindi della percentuale di contribuzione e della modalità di accesso, ovviamente vi faremo sapere e daremo informazione rispetto a quanto definito dal governo, credo ci vorrà ancora qualche giorno. Molti ci stanno dicendo delle buche. Come diceva l'assessore La Pietra,
Intanto, ove interveniamo nel sistemare, nel fare questi interventi di ciclabilità, interveniamo anche sul suolo, anzi, sono assolutamente collegati. Quindi, nel momento in cui noi interveniamo sul suolo, facciamo la pista e viceversa. Quindi, le due cose vanno di pari passo. Aggiungo un'altra cosa: nonostante il momento difficilissimo, come voi sapete, ve l'abbiamo raccontato tante volte, nel bilancio della città previsionale 2020 avevamo stanziato per la prima volta dopo tanti anni tutta una serie di risorse per la manutenzione stradale. Se non ricordo male, Maria, erano più di 7 milioni. Adesso vado a memoria, ma sei meglio tu. Quindi, in realtà, durante il 2020, e sono anche già iniziati i lavori di manutenzione, noi confermiamo quell'impegno, per cui faremo i lavori che erano già previsti e abbiamo già finito di progettare, nonostante le difficoltà, come potete immaginare, siamo nei tempi, i lavori di manutenzione del suolo che saranno in parte già iniziati, la cui concentrazione sarà nel periodo estivo, come avviene normalmente, con i soldi del bilancio 2020. Quindi la manutenzione delle strade va avanti e tutto il tema che riguarda le piste ciclabili è un'aggiunta, non toglie risorse alla manutenzione delle strade, è un qualcosa che facciamo perché dobbiamo dare uno strumento in più, di mobilità. Trico diceva non fa, basta bus diesel, GTT, fate investire GTT in mobilità, come dire, sostenibile. Voglio dire a Trico che non stiamo più comprando diesel, abbiamo già fatto una partita che riguarda pullman elettrici, che sono peraltro è in corso la gara, e è in corso, è già finita la gara e quindi è in corso come dire, la commessa per l'acquisto dei tram, cosa che non avveniva da moltissimi anni. Quindi stiamo investendo come città e come GTT sulla mobilità elettrica. Stiamo anche andando avanti sulle colonnine elettriche a grande velocità, come avevamo promesso, nonostante il periodo difficile. Ultima cosa che non c'entra niente, ti lascio poi la parola a Maria perché vorrei che spiegassi la casa avanzata, perché in molti ci hanno chiesto come funziona e magari la facciamo anche vedere. Non c'entra nulla, ma vorrei rispondere. Pietro mi sta chiedendo dell'extraalimentare, quando apriranno i banchi dell'extraalimentare? Voglio dire a Pietro che non ci siamo dimenticati, anzi, noi come città siamo pronti e prontissime ad accogliere i banchi extraalimentari mantenendo le distanze di sicurezza e tutto quello che abbiamo fatto sui banchi alimentari. Ma Via Libera non dipende dalla città, dipende dal governo e dalla regione. E in generale, per tutto quanto riguarda le chiusure a partire dal 18 maggio, noi siamo in attesa di sapere dalla regione, qual è l'andamento dei contagi e quindi capiremo, credo, meglio domani che cosa accadrà, ma noi non abbiamo informazioni aggiuntive rispetto a quello che leggete voi. Vai, Mary. Sì, allora innanzitutto volevo parlare della manutenzione perché tanti ci stanno scrivendo. Io lo dico perché nessuno lo dice mai. Per la prima volta dopo 25 anni abbiamo chiuso il bilancio della città in tempo grazie alla sindaca, quindi finalmente quest'anno riesco a spendere le risorse del 2018, 2019 e 2020. E per me è un mezzo miracolo perché di solito noi amministratori, noi assessori alla mobilità soprattutto, abbiamo questo grave peso della manutenzione stradale. Quindi vedrete tantissimi lavori che verranno fatti quest'anno proprio per mantenere i nostri sedimi stradali. Invece qualcun altro mi chiedeva della sicurezza, della sicurezza non solo dei ciclisti ma anche dei pedoni. Assolutamente sì, quindi non so se riuscite a mostrare l'immagine per esempio di Piazza Statuto per farvi vedere che ogni intervento che porteremo avanti parleremo di mobilità dolce, quindi non solo di biciclette, ma biciclette, monopattini e pedoni. Quindi se appunto riusciamo a vedere l'intervento che faremo per esempio su Piazza Statuto, vedrete che ci sarà un attraversamento rialzato sia per i pedoni che per i ciclisti. Esatto, non so se lo vedete. Sì, si Quindi vede, lato Maria. Via Cibrario saranno interessati entrambi. E così nell'altro progetto di strada antica di Collegno, forse esatto qui. Corso Marche, strada antica di Collegno, tutto l'attraversamento ciclopedonale viene tutto protetto da dei nasi che danno la protezione sia ai ciclisti che ai pedoni. Tanti mi stanno scrivendo, non parliamo solo di biciclette, vero? Oggi facciamo un focus proprio su questo. Ovviamente non è che si pensa solo ai ciclisti, ma in questo momento, visto l'incremento di ciclisti dopo il lockdown, bisogna dare una possibilità alle persone che, come diciamo tante volte, possono usare la mobilità attiva, lasciando spazio sulle strade a chi è costretto ad utilizzare l'auto o in questo momento comunque difficile anche i mezzi pubblici. Per quanto riguarda, sì, la No, casa. vai, fai vedere la casa avanzata, così spieghiamo come funziona. Se riuscite sempre a proiettare un'immagine. Allora, siamo partiti, quindi arriverà presto anche il decreto, quindi anche altre città ci seguiranno perché è un elemento molto importante ereditato dai paesi europei. Quello
Questo cosa significa? Dare una priorità ai ciclisti, questo non vuol dire la precedenza, perché tutti gli utenti della strada, anche i ciclisti, devono rispettare le regole del codice, ma significa che chi percorre un controviale, appunto come si diceva, deve sapere che al suo interno troverà anche i ciclisti, e questo non vuol dire per forza superarli o suonare per farli schiacciare contro un muro, contro le autovetture, ma dargli la possibilità di circolare. Quindi alle intersezioni i ciclisti potranno, per avere più sicurezza, superare le auto e mettersi davanti, quindi avere un segnale di arresto che li posizionerà davanti alle autovetture, questo per due motivi. Uno, per la sicurezza, soprattutto delle svolte, che il ciclista sa cosa intendo, e soprattutto per l'inquinamento, perché quando si aspetta all'intersezione ai semafori dietro le auto che purtroppo per loro natura sgasano, non è il massimo. E quindi nel nord Europa ci si è inventati proprio la casa avanzata per permettere ai ciclisti di posizionarsi davanti e non dover respirare gas di scarico. Quindi questo duplice motivazione. Allora, rispondo solo a qualche domanda. Gina, Valentina e tanti altri ci stanno chiedendo degli abbonamenti GTT, che cosa succederà per gli abbonamenti di cui non si è potuto usufruire nel periodo di chiusura delle attività. Allora, ripeto, perché l'ho già detto altre volte, l'assessore La Pietra e anch'io con tutti i sindaci stiamo lavorando insieme al governo affinché si possa procedere con un recupero del periodo per cui non si è potuto utilizzare l'abbonamento, cioè se l'abbonamento non si è utilizzato per un mese, l'abbonamento avrà una proroga di un mese, quindi durerà un mese in più, quindi si allungherà la validità dell'abbonamento rispetto al periodo che non è stato utilizzato. Lo stiamo chiedendo a tutte le città, varrà in teoria su tutto il territorio nazionale e non è ancora stato confermato, ma questa dovrebbe essere l'intesa che si andrà a definire con il governo. In molti mi state chiedendo, mi sono segnata Frank, ma credo che siano anche tanti altri, perché siete in tanti a scrivere e non riusciamo a seguire tutti. Se i parcheggi verranno eliminati nei controviali? No. Allora, Torino ha la formazione, come sapete, per cui ci sono i controviali e il viale. Allora, per quanto riguarda i controviali, che avranno la velocità di 20 km all'ora, quindi i tratti che vi abbiamo detto, che trovate anche nel materiale che abbiamo pubblicato, con l'auto ovviamente si potrà transitare rispettando i 20 km all'ora, si potrà parcheggiare, quindi rimangono validi tutti i parcheggi che ci sono, si potrà usare, non so, andare dal... usare un transito, insomma quello che ci serve se dobbiamo passare da lì. Il viale invece rimane, come dire, l'asse di scorrimento a maggior velocità, quindi il controviale diventa un asse di scorrimento a minor velocità condiviso con altre forme di mobilità, ma la sua fruizione di parcheggi eccetera rimane esattamente quella che c'è già oggi, anche per svoltare evidentemente, quindi non cambia da quel punto di vista. Vai Mary, forse tu hai altre domande. Sì, qualcuno per esempio scrive, ma è brutto quando esco di casa e vengo falciato da un ciclista sul marciapiede, ed è proprio per questo, no? Come dicevo prima, ognuno di noi deve dare lo spazio al prossimo, soprattutto in questa fase 2 dove stiamo imparando anche l'importanza dello spazio, quindi dire ai ciclisti andate nel controviale e non sul marciapiede. Tanti, no? Andando verso la tesoriera, per esempio su Corso Francia, non trovando più la pista ciclabile perché a un certo punto in piazza Bernini si interrompe, per trovare un po' di sicurezza salgono sul marciapiede. Invece così è proprio per ridare a ognuno il suo spazio, ai pedoni il marciapiede e ai ciclisti e la mobilità dolce un altro spazio, che è quello del controviale, perché ricordo, noi abbiamo un patrimonio enorme rispetto ad altre città. Qualcun altro invece ci ha chiesto i costi. Allora, come dicevo prima, al di là del costo della segnaletica orizzontale e verticale, che non è banale, ma comunque ha un suo costo, perché ad ogni intersezione dovranno essere ben segnalate le bike lane piuttosto che i controviali ciclabili. Ma aggiungendo anche la manutenzione delle strade, agli interventi degli stalli e anche altri interventi, perché dove troveremo delle scuole, per esempio, per ridare spazio davanti alle scuole, per non avere assembramenti nelle ore di apertura e di chiusura, quando le mamme vanno a prendere o portano i bambini a scuola, cercheremo di creare degli spazi anche mettendo dei archetti in portabici. Quindi tutto questo progetto è molto importante. Non so se appunto sono 95 chilometri, quindi sono più di 2 milioni di euro. E questi 2 milioni di euro. Ovviamente un po' li finanzieremo come città, circa la metà,
un po' li chiederemo al Ministero, anche perché al Ministero abbiamo chiesto proprio un fondo strutturale per la mobilità ciclabile. Quindi quando qualcuno chiede basta ai ciclisti, l'ho letto tante volte, sappiate che ci sono fondi strutturali per il trasporto pubblico, che comunque sono pochi per quello che servirebbero, ci sono fondi per le infrastrutture, fondi per una mobilità ciclabile o comunque pedonali e strutturali non sono mai stati realizzati e questo è proprio il momento. Aggiungo anche che molti ci stanno chiedendo, stiamo lavorando ovviamente anche sulla mobilità di interscambio, cioè la bicicletta è una modalità che si può utilizzare anche interscambiandola con un altro mezzo perché magari siamo lontani o passiamo dal treno e poi sulla bicicletta. Quindi stiamo anche ragionando e tracceremo nelle varie zone della città dove c'è il maggior possibilità di interscambio delle zone proprio protette per ad esempio lasciare il mezzo e quindi avere più facilità a fare un interscambio col monopattino, la bicicletta, il treno, la macchina. Quindi la bicicletta è uno strumento che va visto in una visione evidentemente più ampia di mobilità. Ci stavano chiedendo anche dei pullman nuovi, ho visto, non mi ricordo, forse Eva, no, Eva chiedeva della cassa in deroga, non è competenza della città, so che ci sono stati parecchi ritardi, abbiamo sollecitato tante volte, anche perché è in capo alle regioni, so che hanno fatto un accordo recente con Intesa, con la banca, e quindi dovrebbero velocizzare l'erogazione, in molti mi hanno scritto che è successo, se ci sono ulteriori problematiche noi continueremo a sollecitare la regione e il governo affinché venga pagata più in fretta possibile. So che c'erano circa 40.000 persone in Piemonte che la stavano aspettando, che è evidentemente un'esigenza. Sui pullman invece ci chiedevano a che punto siamo sul piano. Allora, poi Maria sa meglio di me, noi abbiamo messo su strada, se non ricordo male, un centinaio di pullman entro la fine dell'anno del 2019, nuovi, che sono quelli che vedete blu e gialli. Abbiamo fatto partire la gara per i tram nuovi, che sono circa 70 milioni, se non ricordo male, di tram.120. E scusami, vai tu Maria. Ah, vai, spiegalo tu allora, che non mi ricordo i numeri, tram e pullman nuovi. Ecco, No, sono 120 milioni per 70 nuovi tram. sbagliavo. 70 tram per 120 milioni, che è il più grande acquisto fatto negli ultimi anni. Vi dico solo che per avere un tram nuovo ci vogliono circa 2 anni, per la costruzione, per la procedura. Quindi la procedura sta andando avanti, nonostante il Covid, abbiamo rispettato, come dire, le tempistiche, abbiamo perso qualche mese perché c'è stata in realtà, come dire, una questione che ha sospeso la gara perché c'è stato un ricorso, quindi una questione tecnico-amministrativa legale, ma stiamo procedendo e quindi arriveranno i 70 tram nuovi. Per quanto riguarda i pullman, c'è la gara in corso per i nuovi pullman elettrici. Non ricordo la cifra, forse tu Maria te la ricordi? Per i bus elettrici non me lo ricordo, però sono 30 milioni per i primi bus, però abbiamo fatto un acquisto sempre con un appalto integrato che sono 50 più 50, quindi penso almeno il doppio della cifra. Ok, i tram, spero che i pa tram passino anche dalla periferia, sì, nel senso che l'asse tranviario, come sapete, collega, come dire, tutte le zone della città, quindi saranno utilizzati quando arriveranno. Io, da quanto so, ci vorrà, sarà fine 2021, Maria, il primo tram, circa, giusto? Questo più o Adesso meno. sono Abbiamo, per lo sì. stabilimento di Pistoia perché vengono fabbricati a Pistoia, però hanno ripreso già da qualche settimana, quindi speriamo di vederli il più velocemente possibile. Maria, non so se hai delle altre domande a cui rispondere. Sì, allora, innanzitutto ci chiedono anche degli incentivi a fare smart working alle persone, ci chiedono di un piano di mobilità integrato. Allora, oggi ci stiamo focalizzando sulle piste ciclabili e sulle biciclette. Il piano di mobilità c'è ed è il piano urbano della mobilità sostenibile. Stiamo cercando di elaborare un piano a livello di città metropolitana. Quindi basta pensare a Torino con dei confini, bisogna pensare ad una città un po' più ampia. Quindi a breve vedrete il realizzato e poi ve lo presenteremo nel dettaglio, il piano urbano della mobilità sostenibile di tutta la città metropolitana. Quindi all'interno cosa troverete? Trasporto pubblico, zone 30, la nuova gerarchia delle strade, il biciplan, le nuove aree pedonali, tutto integrato in un'unica visione d'insieme a livello di città metropolitana, in un lavoro molto ampio, immaginate, realizzato con tutti gli altri comuni. Per quanto riguarda le risorse, tanti cittadini dicono, parlate di soldi, da dove arrivano tutti questi soldi?
Allora, ricordatevi che solo per il trasporto rapido di massa in 3 anni siamo riusciti a richiedere e ottenere più di 400 milioni al governo e quest'anno siamo riusciti ad ottenerle altri 150. Quindi è importante il lavoro che viene fatto e magari non viene visto, ma ovviamente stiamo puntando tantissimo sul trasporto rapido di massa. Certo, le biciclette costa molto molto meno realizzarle, le piste ciclabili, è tutta un'infrastruttura, ma non è meno fondamentale, visto alla luce, ripeto, di quello che abbiamo vissuto, di quello che abbiamo vivendo e della voglia che abbiamo di rimpadronirci degli spazi e della mobilità attiva dopo essere stati fermi così tanto tempo. Se posso, ci chiedevano della metropolitana. Allora, il cantiere della metro 1 è ripartito appena è stato dato il libera dal governo nazionale e regionale, per cui il cantiere è ripartito, ci sarà un ritardo di qualche mese, lo stiamo stimando, però è ripartito. Per quanto riguarda invece la seconda linea della metropolitana, siamo andati avanti anche col governo, per cui partirà da Torino Nord, come ci siamo detti, arriverà fino al Politecnico, quindi inizialmente avevamo previsto un primo lotto da circa 800 milioni, con un lavoro che stiamo facendo col governo e il Cassa Depositi e Prestiti verrà accelerata la procedura e in realtà immetteremo sul sistema economico 1,4 miliardi circa per fare la tratta da Torino Nord fino al Politecnico. Quindi si sta procedendo e speriamo che venga anche velocizzata la procedura dal punto di vista prettamente amministrativo. Vorrei solo fare una riflessione un po' più ampia e poi credo che possiamo chiudere e ci torneremo tanto in altri live e continueremo a rispondere alle vostre domande. Magari a qualcuno non piacerà quello che sto per dire, però penso che sia opportuno essere chiari e come dire, trasparenti. Non è che incentivare la mobilità ciclabile sia un vezzo, un qualcosa di ideologico, un qualcosa per cui noi ci divertiamo a farlo. È assolutamente necessario, ma a tutela di tutti, anche dei non ciclisti. Guardate, noi in questi 4 anni abbiamo sempre detto che andava incentivata la mobilità individuale sostenibile, quindi abbiamo investito sulle piste ciclabili, abbiamo fatto circa 36 km in questi 4 anni, abbiamo investito sulla mobilità in sharing, con i monopattini, la prima città a sperimentarlo. L'abbiamo sempre fatto perché ritenevamo che la città dovesse essere pronta a raccogliere la sfida, non solo ambientale, che ci riguarda tutti, la nostra salute, la nostra comunità, ma anche la sfida di una mobilità nuova, alternativa e sostenibile. E per fortuna che ci abbiamo creduto in questi 4 anni, perché oggi, e soprattutto con la convivenza del virus e quello che sarà la mobilità e quelle che saranno le sfide che dovremo affrontare domani con la nuova mobilità e le restrizioni che ci sono a livello governative, la infrastruttura ciclabile, la infrastruttura che permette di avere un'alternativa all'auto o al trasporto pubblico diventa assolutamente necessaria, ripeto, a tutela di tutti. Quindi non è un vezzo, un divertimento di qualcuno, è un qualcosa che diventa ancora più importante, necessario, su cui dobbiamo accelerare ulteriormente. E il fatto che noi faremo circa 90 km in più di infrastruttura ciclabile nei prossimi mesi, o faremo, come vi ha spiegato Maria, magari possiamo anche vederlo, le scuole car free, quindi con degli spazi pedonali fuori dalle scuole dove andiamo con le ciclabili per dare più spazio agli edifici, faremo spazi con pedonalizzazioni nuove per dare più spazio alle persone per muoversi, è quello che ci permetterà di vivere la nostra città nella fase di emergenza e convivenza col virus. Poi, ripeto, io lo dico dal primo giorno. Noi sappiamo che non tutti potranno utilizzare la bicicletta, noi sappiamo che non tutti potranno passare a una mobilità sostenibile, ma proprio perché non tutti potranno farlo, è proprio perché la città non è attrezzata e non può sopportare un utilizzo massiccio dell'auto privata, proprio perché è così, a garanzia di chi quell'auto non la può lasciare per motivi, ripeto, di salute o per motivi personali, è importante che la città investa e dia l'opportunità di avere una mobilità alternativa a quell'auto, per l'ambiente, per la sostenibilità, perché il nostro traffico sia gestibile anche per chi si muove in auto. Quindi quello che diceva Maria prima, cioè della convivenza con questo virus e di come dovremmo essere responsabili nei nostri movimenti e come dovremmo essere responsabili nell'utilizzare alternative all'auto privata nello spostarci. È qualcosa che riguarda tutti, non solo chi ama la bicicletta, riguarda veramente tutti, anche magari chi la bicicletta non la usa. Poi a fianco a questo ci sono tutta una serie di interventi che cercheranno di ridurre la mobilità a monte. Noi, ad esempio, come comune, tante aziende anche lo stanno facendo, stiamo incentivando lo smart working, quindi persone che così non si devono spostare. Stiamo lavorando su una mappatura dei servizi di quartiere perché dovremmo vivere di più i nostri quartieri, riducendo la mobilità.
ma la mobilità comunque ci sarà, anche se ridotta, e quella mobilità ridotta non potrà essere quella che c'era prima dell'emergenza del coronavirus, o così distribuita. È per questo che è importante investire su queste infrastrutture. Ci credevamo prima, ci crediamo oggi, e da domani diventa ancora più importante crederci e, oltre a crederci, fare le infrastrutture. Ed è per questo che noi stiamo accelerando e stiamo investendo su questa forma di mobilità. Io vi ringrazio, torneremo a rispondere alle vostre domande, torneremo anche sul tema della mobilità a parlare delle altri assi della mobilità, come il trasporto pubblico, su cui in tanti ci avete chiesto, e anzi credo che a breve faremo un live come questo per rispondere alle vostre domande sul trasporto pubblico. E tra l'altro qualcuno chiedeva, e lascio poi così la parola a Maria, che saluta e chiude, anche di come ci stiamo attrezzando, ad esempio, sulla mobilità in sharing, se ci saranno nuove postazioni to bike, se ci saranno nuove forme, ad esempio, di bicicletta pedalata assistita. Sono in arrivo. Maria, puoi annunciare anche e spiegare queste novità. E io vi saluto tutti e vi ringrazio anche degli stimoli continui. Sì, allora, solo una risposta a una domanda: mi si chiedeva se a 6 km all'ora si può transitare col monopattino sotto i portici. No, allora, sotto i portici e sopra i marciapiedi non si può, né con le biciclette né con i monopattini. Allora, per quanto riguarda invece lo sharing, ovviamente noi stiamo cercando di aumentare i confini di utilizzo sia in città, quindi per arrivare in periferia, che oltre, quindi in città metropolitana, per far utilizzare i mezzi in sharing anche dai comuni limitrofi. E come si diceva, non solo monopattini e biciclette, ma anche bicicletta pedalata assistita, e poi vedrete anche un nuovo gestore di motorini elettrici. Quindi avremo un'offerta molto ampia e valuteremo nei prossimi mesi se è necessario aumentare anche il numero di mezzi in sharing. Parallelamente, per riuscire proprio a avere più ordine nella città, soprattutto in centro, realizzeremo, come avevamo detto inizialmente, degli stalli, delle aree di sosta dove posizionare i nostri mezzi privati e i mezzi in sharing, proprio per dare un po' più ordine nella città e dare un po' più spazio alle persone che speriamo si riversino in tanti sulle strade con i mezzi di mobilità dolce. Allora, vi ringraziamo. Ciao, grazie a tutti e torneremo come sempre a aggiornarvi sulle varie cose che accadono in città. Speriamo anche alla luce, questo non riguarda la mobilità ma le tante domande che mi state facendo, speriamo anche di avere a breve notizie da governo e regione per quanto riguarda le riaperture della prossima settimana, perché anche noi siamo in attesa per poterci organizzare di conseguenza. Grazie a tutti e una buona serata. Grazie.